Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come verniciare le pinze dei freni di un colore a vostra scelta, chiaramente a seconda pure della vostra auto, a seconda del colore della vostra auto. Nel caso mio è un'auto blu scura, quindi blu scura, farò le pinze dei freni di colore rosso. Questo lo potete, in questa operazione lo potete effettuare su tutte le tipologie di auto, purché abbiano appunto i freni a disco, e potete tranquillamente colorare le pinze. Io ho preso una bomboletta della Makota, una vernice per alta temperatura, quindi alta resistenza, fino a 800 gradi, di colore rosso, ordinata su internet con pochi euro, quindi tranquillamente va benissimo. E andiamo a vedere insieme, dopo che abbiamo smontato la ruota, quindi con i suoi bulloni, andiamo a vedere le operazioni da effettuare. La prima cosa che vi dico è che dovete praticamente avrete bisogno della vernice in primis, chiaramente, poi di un acetone, quello anche diciamo che viene utilizzato per togliere lo smalto dalle unghie, delle spazzole con diciamo le spazzole rigide, e poi se non avete queste spazzole rigide, che io ho comprato proprio ora a pochi euro, potete utilizzare un vecchio spazzolino da denti che magari si è indurito nel tempo e potrebbe funzionare benissimo. Questo per poter dare una pulita alle pinze. Questo, l'acetone e le spazzole, servono proprio a questo: dello scotch carta e della carta da giornale per poter incartare intorno e non sporcare. Andiamo a vedere insieme cosa bisogna fare. Vi dico che le pinze, in questo caso, come ho detto prima, io le farò rosse, ma di questa vernice di alta, smalto resistente al calore, resiste fino a 800 gradi. Questo, ci sono vari colori, quindi c'è verde, c'è giallo, c'è arancione, quindi come a voi piace, ecco, è come vi si addice di più alla vostra auto. Andiamo a vedere insieme. Ok, per prima cosa cerchiamo di pulire la pinza dei freni con la spazzola rigida e un po' d'acetone. Un po' di acetone così rimuove tutte, diciamo, lo sporco, tutte le croste che si sono fatte nel tempo, quindi diamo una bella pulizia. Andiamo a fondo, che poi praticamente si asciuga anche molto presto. Cercate questa operazione di effettuarla in un posto dove non ci sia molto sole. Io sono, diciamo, all'aperto e purtroppo il sole ce n'è. Oggi è una giornata molto soleggiata, e più che altro per la verniciatura, che non fa bene nelle giornate molto soleggiate o magari giornate di pioggia. Se lo fate all'interno è meglio. Ok, eccoci qui, la pinza diciamo che è abbastanza pulita.
Attenzione perché le polveri poi fanno sì che vanno all'interno diciamo, vanno sul disco e quindi con la pastiglia dopo cominciano a fare rumore. Quindi cercate di stare attenti a non fare andare troppa polvere o vernice sul disco perché potrebbero causare rumori. Mi è già successo in una macchina, con la macchina precedente, era un Audi A3. Feci questa operazione e una delle ruote, siccome un po' di polvere è andata a finire, come dicevo, tra il disco e la pastiglia, e praticamente iniziava a fischiare un pochino. Ok, ora l'altra operazione da fare è incartare bene intorno in modo incartare bene intorno in modo da non far arrivare la vernice da nessuna parte, né sul disco, né sulla carrozzeria, parafango o anche nell'ammortizzatore. Quindi eccoci. Una bomboletta in questo caso è sufficiente per poter da 400 ml, questo non ve l'ho detto. 400 ml è sufficiente per poter verniciare tutte e quattro le pinze. Prendiamo una pezzetta e puliamo bene il disco. Ripassiamo un attimo il disco così togliamo tutte le polveri in più. Ok. Bene. Ora con lo scotch carta dobbiamo cercare di girarci intorno e mi raccomando partendo dal disco, quindi copriamo bene. Copriamo bene. Partiamo da sopra. Se potete, non verniciate all'interno, quindi la pastiglia, e neanche questo fermo, perché lasciandolo così del suo colore, la pastiglia dei freni sembra, diciamo, molto originale, molto già fatta dalla fabbrica, piuttosto che verniciata solamente con una semplice bomboletta. Quindi cercate di lasciare queste parti. Quindi il fermo, questa piastrina lamiera, cercate di lasciarla del colore suo. Quindi la copriamo. L'ideale sarebbe smontarla e farla, però purtroppo richiede molto più lavoro, quindi a questo punto cerchiamo di adattarci così e via. E anche perché è un'operazione che già ho effettuato, come dicevo, con un'altra macchina, ho effettuato anche su un'altra macchina ed era riuscita benissimo, quindi possiamo riuscirci anche adesso. Ovviamente dando di vernice, dicevo, è sufficiente 400 ml, però diamo magari 2-3 mani a pinza, perché comunque deve essere bella resistente e appunto con diversi strati, ecco. Cerchiamo di coprire anche all'interno il disco dei pezzettini, tanto dopo si toglie tutto, ragazzi. Scotch carta serve proprio apposta. Intorno alla pastiglia cercate di coprire il più possibile delle parti che non ci interessano, così riusciamo a salvarle dalla vernice. Copriamo dietro. Ok, dopo che abbiamo coperto una bella parte intorno alla pinza con lo scotch, come vedete,
così non entra la vernice, lasciamo solo la parte da colorare, andiamo ad applicare la carta da giornale. Vi faccio vedere. Applichiamo la carta da giornale, quindi per salvare più possibile dalla vernice. È abbastanza semplice, ragazzi, come operazione, poiché non dobbiamo verniciare carrozzeria o altre parti importanti, diciamo, dove appunto la vernice potrebbe causare dei problemi, si potrebbe vedere la differenza. Ok, qui stiamo parlando di una verniciatura delle pinze dei freni e basta, quindi tranquillamente potete effettuarla con molta tranquillità. Non vi preoccupate se ci sta un punto di vernice in più o meno, anche perché quando viene montata la ruota tutto questo non si vede, si vede, e vi dirò di più, si vede più che altro la parte esterna della pinza, quindi internamente se non viene perfetta l'effetto lo fa sempre, quindi andate tranquilli. Cerchiamo di fissarla questo giornale, perché c'è un po' di vento. Ok, copriamo la parte sotto del disco. Così. Cerchiamo di coprire più che si può, ragazzi. Quello che vedete, coprite tutto, perché la vernice entra ovunque. Copriamo i tubi dietro dei freni, salviamo pure quelli dal colore rosso. Ecco qua. Anche il tubicino dietro, i due tubi coperti, lo spurgo e tutto quanto, eccolo, solo la pinza. Io ricoprirei anche qui con la carta da giornale. Ora andiamo a dare la vernice, quindi andiamo a dare la vernice. Mi raccomando, in modo omogeneo. Agitiamo la bomboletta. Questa bomboletta, agitiamola un po' per circa un minuto.
andiamo a dare la prima mano. Diamo la prima mano, attenzione, come dicevo prima, fissate bene il giornale, perché non vorrei che una volta verniciato ci va a finire sopra la verniciatura. Purtroppo nel caso mio tira anche un po' di vento, che è proprio la peggior, diciamo, si vernice con una difficoltà pazzesca con il vento contro, quindi ecco, andiamo, iniziamo in maniera omogenea, 20 cm di distanza dalla pinza, vedrete la prima, vedrete le prime volte, sembrerà che appunto non prende la vernice, perché bisogna ripassarci diverse mani, quindi almeno 3 volte. La prima volta non sarà un rosso brillante, però potrebbe, però l'effetto, diciamo, ecco, già una prima mano già è tutta un'altra musica rispetto alla pinza originale. Aspettiamo che si asciughi. Andiamo a dare la seconda mano. Dopo qualche minuto. Più ci passo e più il rosso diventa bello, brillante. E è l'effetto che noi vogliamo, chiaramente. Attendiamo che si asciughi. Ok, eccoci. Ora andiamo a dare la terza e l'ultima mano. Prima di poi togliere tutto quanto, lo scotch carta, i giornali e vedere l'effetto. Ci siamo quasi. Terza e ultima mano. Non serve andare molto dietro, ragazzi, perché l'effetto è solo avanti, avanti, quindi dove la pinza si intravede dal cerchio. Perché se no, se voi verniciate troppo dietro, sprecate vernice e non serve a nulla. Indietro intendo la parte posteriore, la parte interna della pinza. Ok, io direi che è più che sufficiente, bella lucida. Aspettiamo che si asciughi un po' la vernice e togliamo tutto l'incartamento. E vediamo l'effetto. Ok, credo che sia già asciutta la vernice. Iniziamo a togliere piano piano gli incartamenti, quindi i giornali, e poi dopo arriviamo allo scotch carta
intorno alla pizza. Chiaramente i giornali non sono più utilizzabili, quindi da buttare. Vediamo. Attenzione a non toccare molto la pinza, poiché ci può essere una parte magari non asciutta del tutto, una piccola parte non asciugata, quindi potete lasciare il segno. Evitate di avvicinarvi tanto alla pinza. Togliamo tutto lo scotch. Ecco. Già l'effetto lo vedo, ragazzi, quindi per me è bellissimo, quindi tanto lo vediamo insieme. Ma cercate da partire dalle parti superiori con lo scotch, quindi quello attaccato sopra, perché sennò portate via tutto. Ecco, vicino al disco. Togliamo i vari incartamenti. Abbiamo un po' di scotch all'interno, che io mi serve una cosa fina per poter sfilare. Allora, cercare di non toccare, ripeto, la pinza, perché potrei fare i danni. Credo che sia già asciugata, però ecco, se faccio così è meglio. Allora, vediamo quest'altra piccola parte. Togliamo. Ecco. Una. Manca un ultimo pezzettino e abbiamo fatto. Non si vede dalla telecamera, credo, però ci sono delle parti all'interno che c'è un po' di polvere rossa, ma solo polvere, quindi della vernice, quindi tranquillamente con un primo lavaggio va via. L'importante è che non segnate con la vernice e non andate a toccare nella carrozzeria. Questo era il mio consiglio principale. Allora, l'ultimo pezzo di scotch che non riesco ad arrivarci, però piano piano ce la farò. Voilà, il gioco è fatto. Guardate, ragazzi, che spettacolo! Guardate la pinza, bellissima, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, guardate dietro, guardate, ecco, vedete, qui c'è andato a finire un po' di colore, ma questo è solo polvere e si toglie tranquillamente. Ecco. Bene, ora montiamo la ruota e vediamo l'effetto. Eccoci, ragazzi, appena finito. Allora,
Questa operazione chiaramente non si, viene effettuata su tutte le pinze diciamo dei freni dell'auto. Chiaramente non potete lasciarla con una, due, tre pinze colorate, una magari una parte colorata e una parte no. Io adesso ho fatto l'ultima verifica perché l'acetone che abbiamo preso prima serve anche a togliere qualora ci fosse qualche punto di vernice sul disco o da qualche altra parte. Quello tranquillamente potete rimuoverlo con l'acetone. Guardate che effetto spettacolare. Non c'è storia, diciamo, non c'è storia e non c'è paragone l'effetto che la pinza fa ora con quella precedente. Bellissima. Bene, qualora il video vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati nei prossimi video e ci vediamo presto. Ciao, Adrenalinaz!